Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Sto io però, devo dirvi una cosa, noi siamo usciti da un weekend di incoronazione di Carlo e il mio amico Antonio Caprarica, tre giorni prima, è uscito col suo libro Carlo III, il destino della corona. Grande. Che è un libro straordinariamente interessante, che ci racconta un mondo. Ma la frase che vi devo leggere, pure a voi due la devo leggere, fantastica, di Alexandre Dumas. Così pesante la catena del matrimonio che bisogna essere in due a portarla e talvolta in tre. Ogni riferimento al matrimonio affollato di Carlo e Camilla è puramente casuale? Assolutamente sì. Come vedi, però, i grandi scrittori sono in grado di anticipare, sono in grado di anticipare la realtà. Cioè, però è vero, era quello che accadeva nel caso poi di Carlo e di Camilla. Che ne pensino i nostalgici di Diana, che sono inconsolabili, no? Questo spettacolo di sabato scorso ha gettato nella disperazione i nostalgici della povera defunta principessa di Galles. Ma questa è stata una grande storia d'amore. Carlo non è un fedifrago, Carlo è fedelissimo, sempre la stessa donna, purtroppo non era la moglie, però nessuno può dubitare che fosse fedele sempre a quella donna lì. Molto meno glamour di Diana, ma una grande storia d'amore. Non solo, ma questo argomento, siccome se ne discute molto, ci sono molti che sono irritati da Camilla e qualcuna, devo dire, qualche donna intelligente ha detto: scusate, ma noi ci lamentiamo sempre perché ci sono gli uomini che ci lasciano per quelle più giovani, più belle, eccetera. Qui c'è un uomo che ha lasciato uno schianto di donna, che è verissimo, tanto che perfino il padre Filippo scrisse a Carlo una lettera, non a Carlo, a Diana, una lettera in cui diceva: non capisco come quello stupido di mio figlio possa preferirti quel cavallo di Camilla. Firmato Filippo. Tu capisci che secondo me tutte dovrebbero amare questa donna e amare quest'uomo che ha scelto una donna più anziana, non bellissima, ma sua compagna di vita. Stavo dicendo la grande rivincita delle racchie, ma lui è un signore, ha detto non bellissima. Bravo! Vittorio Feltri.